avevamo chiesto un passo obiettivamente più deciso di quello che è stato poi deliberato. Perché è vero quello che ha appena detto, cioè questa la decisione di queste ore riguarda sostanzialmente i pubblici esercizi, cioè il commercio, che già peraltro nelle nostre zone si era autodeterminato alla chiusura di parte, avevamo già tantissimi negozi chiusi. Quello che resta aperto, affidato all'autoregolamentazione in queste ore, è ancora tutta l'attività di lavoro, quindi le imprese, gli uffici, gli studi professionali, e forse ci saremmo aspettati qualcosa in più, perché già nel rapporto tra sindaci e regione avevamo capito che la regione aveva necessità di fare qualche mediazione, ne prova il fatto che tra la lettera dei sindaci e quella che dalla regione è andata al governo ci sono già delle mediazioni, che sono quelle raggiunte dal presidente Fontana con Confindustria. Sì. Il governo ha fatto ulteriori mediazioni e quindi forse quell'aspetto ancora resta troppo lasco. Però insomma, adesso non lo dico per far polemica, lo dico perché bisogna avere cognizione della gravità delle cose. E secondo me quell'aspetto forse andava deciso con maggiore coraggio. Credo però che ci sia uno spazio per la coscienza degli imprenditori, dei datori di lavoro, degli stessi lavoratori, che insomma in queste ore secondo me chiederanno il più possibile di poter restare a casa in ferie con i permessi speciali, di poter lavorare da casa. Ecco, tra l'altro lo ricordavo prima, c'è un tweet di Roberto Burioni, il grande virologo, di qualche ora fa, che dice comunque sia, fermo restando che effettivamente la chiusura è parziale, molte aziende continuano ad operare come se niente fosse, e questo è il senso di tante telefonate che ci stanno arrivando questa mattina, tanta gente che va al lavoro, non sembra cambiato proprio un bel nulla. Tuttavia, dice Burioni, tutti quelli che possono devono poter beneficiare del telelavoro, quelli che devono andare in azienda devono poter beneficiare di tutte le condizioni di sicurezza che vanno dal rispetto del metro di distanza all'uso dei guanti, delle mascherine, eccetera. Però certo, quello che dice il sindaco Gori lascia un po' riflettere, forse il passo successivo sarebbe stato più opportuno, senza necessità di aspettare chissà cos'altro. Cioè, ci sono dei settori ovviamente che non possono chiudere, nessuno può pensare di chiudere da un giorno all'altro un'acciaieria che ci mette 6 mesi per essere riattivata, o di stoppare filiere che hanno a che fare con l'energia o con la filiera alimentare, o aziende che stanno dentro catene del valore internazionali che se si fermano perdono la relazione con clienti di altre nazioni, certo, che hanno conquistato con grande fatica. Però questo è diverso forse da come è uscito il decreto ieri sera, cioè ci aspettavamo che si mettesse proprio il motore dell'economia al minimo, il minimo necessario, mm-hmm, ma in questo caso forse siamo ancora un po' troppo aperti.